Elezioni big in campo per il rush finale, ultima settimana di campagna elettorale, sbarcano i leader. Oggi a Napoli il ministro D'Incà per Manfredi, mentre Maresca strappa i manifesti abusivi. A Salerno la Carfagna attacca De Luca e rilancia la questione Sud. Monaldi, trapianto di cuore per bimba di 11 mesi, eccezionale intervento nell'ospedale napoletano. La piccola 5 mesi aveva dovuto fare ricorso a un cuore artificiale per una grave forma di miocardiopatia dilatativa. Operazione perfettamente riuscita. Covid, risalgono i contagi, 6 vittime in 24 ore, la curva dei positivi raggiunge il 2,6%, nel bollettino dell'unità di crisi si registrano ancora troppi morti, ma nelle scuole l'infezione sembra sotto controllo. Intanto la regione fa sapere che sono state somministrate l'83% delle dosi di vaccino. Spigolatrice di Sapri, polemiche sul sessismo, diventa un caso nazionale la statua inaugurata nel comune salernitano. In tanti, specie sui social, la considerano un'opera sessista per le forme troppo accentuate, ma il sindaco Antonio Gentili a 696TV chiarisce accuse folli. PD, Valentino sotto accusa, ha fissato l'interrogatorio, comparirà dinanzi al GIP del Tribunale di Benevento giovedì mattina l'ex sindaco di Sant'Agata dei Goti, arrestato per tentata concussione. La procura indaga sull'affidamento del servizio di riscossione dei tributi del Comune Sannita. Avellino, isola pedonale, centro storico in rivolta, e ancora polemica sullo stop alle auto nella parte antica della città. Il Comune vuole riproporla anche a Natale, ma così com'è non piace a commercianti e residenti che hanno chiesto un incontro al prefetto. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con 8 Channel News. Apriamo con il voto, sprint finale per i candidati a sindaco di Napoli, sfilata di big in città. Oggi Manfredi ha incontrato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Sentiamo. La corsa verso Palazzo San Giacomo, verso l'ultimo sprint. Domenica e lunedì prossimi si vota e i candidati giocano le ultime carte. Tanti i big della politica giunti in città. Oggi a sostenere il candidato del patto PD 5 Stelle è arrivato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Dei ballottaggi parliamo dal 4 ottobre in poi, alla sera del 4 ottobre. Adesso concentriamoci esclusivamente sui nostri candidati, i candidati del Movimento 5 Stelle, e soprattutto sul poter spiegare ai tanti cittadini il programma e i lavori che vogliamo fare per le tante città in Italia in cui presentiamo come Movimento 5 Stelle, per dare un futuro diverso. Per Gaetano Manfredi, che parte favorito, c'è una cosa che in questa campagna elettorale lo ha colpito di più. La grande energia dei napoletani e la voglia di normalità dei napoletani, di dignità, di decoro. I napoletani vogliono ritornare ad essere, vivere in una città normale, questo è quello che tutti ci chiedono. Nel centrodestra scoppia intanto il caso dei manifesti abusivi. Dopo la pubblicazione di alcune foto, il candidato Catello Maresca ha voluto scusarsi con gli elettori perché a sua insaputa qualcuno aveva affisso manifesti sugli impianti pubblici della città. Andrò io stesso a rimuovere i manifesti abusivi, proprio perché credo nel rispetto delle regole, ha aggiunto l'ex magistrato. Allora, detto fatto, abbiamo tolto e i nostri manifesti dovranno essere messi solo nei siti autorizzati. E a Salerno il ministro Mara Carfagna tira la volata a Michele Sarno e accusa De Luca. La città soffoca sotto una cappa di potere come nella Bulgaria comunista. Sentiamo Lanzilli. La Campania deve fare di più per recuperare i ritardi di spesa sui fondi europei, anche perché sono in arrivo i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati per buona parte proprio al Mezzogiorno. Questo il messaggio lanciato a Salerno dal ministro per il Sud Mara Carfagna, tornata nella sua città per sostenere la candidatura a sindaco di Michele Sarno. Dall'esponente di Forza Italia, dure accuse a Vincenzo De Luca. Un luogo che assomiglia alla Bulgaria degli anni 60 oppure all'Egitto dei faraoni. Io però faccio loro presente che la Bulgaria comunista è caduta e che i faraoni a un certo punto sono usciti di scena. E quindi anche qui a Salerno, forse dopo tanti anni, si intravede la possibilità di un cambiamento concreto, e la possibilità di arrivare al ballottaggio è davvero concreta. Non è mancata poi una stoccata anche su Piazza della Libertà, recentemente inaugurata. Diciamo che ho visto cose più belle e soprattutto più compatibili ambientalmente.
Intanto prosegue la campagna elettorale anche negli altri comuni della provincia chiamati al voto. A Battipaglia ha fatto tappa l'ex ministro Danilo Toninelli, che ha rivendicato l'impegno dei 5 Stelle per dotare il Salernitano delle infrastrutture decisive per lo sviluppo. È una grande opportunità, perché la squadra c'è, le competenze ci sono, si è già capito che siamo capaci a far cose, dall'aeroporto di Ponte Cagnano fino al Fray Sargento portato nel territorio, quindi un sindaco del territorio arriva tranquillamente in regione, in Parlamento e arriva anche al ministero. Quindi penso che sia la più grande opportunità che ci sia per una città che deve essere completamente risollevata ed Enrico ha tutte queste capacità. E anche Benevento va al voto. Domani due esponenti del PD a sostegno di due diversi candidati sindaco. Per Perifano atteso il ministro del lavoro Orlando, per Mastella arriva Bonavitacola. Vediamo. Campagna elettorale verso le battute finali. A Benevento nell'ultima settimana prima del voto si moltiplicano gli appuntamenti. Ieri nel Sannio Rosetta D'Estasio, candidato sindaco del centrodestra, ha incontrato il ministro del turismo Massimo Garavaglia per illustrare le potenzialità e le necessità del territorio. Domani attese in città due diverse anime del PD a sostegno di due diversi candidati. Per Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento, arriva il ministro del lavoro Andrea Orlando, che incontrerà al pastificio Rummo il mondo del lavoro e dell'impresa e poi terrà un incontro pubblico elettorale ai giardini della Rocca dei Rettori. A sostegno della lista Sannio Libero per Clemente Mastella è atteso invece il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola. Sceglie di ripercorrere la storia della città ospitando le voci degli ex amministratori Pasquale Viespoli e Roberto Costanzo e invece il candidato sindaco della coalizione Arco Angelo Moretti, che attacca sui tanti spazi abbandonati e sospesi da anni. Via Saragat, che grida giustizia, ci sono i contratti che non hanno i numeri civici e io non devo chiedermi perché sto parlando con la destra o sto parlando con la sinistra, se sono troppo democristiano, se sono troppo al centro. Io sto discutendo con chi ha vissuto la mia città come me, chi l'ha governata, voglio sapere i loro scenari, cosa hanno fatto, cosa è successo, perché io oggi voglio prendere la responsabilità di continuare una storia e partire dalla soluzione dei problemi. Critiche anche sulla gestione dei rifiuti, definita fallimentare, per la quale si ritiene necessario invertire la rotta. All'ospedale Monaldi eseguito un trapianto di cuore su una piccola paziente di 11 mesi. L'intervento è stato effettuato presso l'unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Guido Oppido. La piccola aveva sviluppato una grave forma di miocardiopatia dilatativa, insorta probabilmente a seguito di una infezione da Covid contratta a febbraio, che ne aveva reso necessario prima il ricovero e nel mese di marzo, a soli 5 mesi di vita, per il perdurare della grave insufficienza cardiaca, l'impianto di un cuore artificiale che funge da pompa esterna al corpo e che riceve sangue attraverso una cannula inserita nel ventricolo sinistro, immettendolo nella circolazione sanguigna. L'intervento è andato a buon fine e ha avuto un decorso operatorio e post-operatorio regolare. Ora il Covid. In Campania risale l'indice di contagio con la curva che si attesta al 2,6%. Oggi si registrano altre 6 vittime. Sentiamo. Covid in Campania, torna a salire l'indice di contagio con la curva che supera il 2,6% rispetto all'1,5% del giorno precedente. Nell'ultimo bollettino sono 176 positivi registrati a fronte di solo 6.000 tamponi eseguiti. Come ogni fine settimana, i numeri calano e il tasso di incidenza tende a salire. Nel bollettino quotidiano dell'unità di crisi si registrano anche 6 vittime, 5 nelle ultime 48 ore più un'altra deceduta in precedenza ma registrata ieri. Sul fronte contagi, nonostante alcuni casi isolati, arrivano buone notizie dal fronte della scuola, dove la situazione è sostanzialmente sotto controllo e non si segnalano particolari criticità. Entro 2 settimane comunque gli uffici regionali faranno una verifica più approfondita. La sensazione comunque è che si possa mettere da parte la didattica a distanza sperimentata a più riprese lo scorso anno. Intanto la Regione Campania ha fornito anche i numeri relativi ai vaccini. Ad oggi sono 7,6 milioni le somministrazioni effettuate in Campania, pari all'83% delle dosi consegnate. La Campania negli ultimi giorni sta segnando il passo con un crollo verticale delle iniezioni. In regione dunque sembra svanito l'effetto Green Pass dopo l'introduzione dell'obbligo del certificato verde nei luoghi di lavoro e negli uffici. Di questo passo, senza un'inversione di tendenza, ha segnalato il governatore Vincenzo De Luca, diventa difficile raggiungere il traguardo dell'immunità di gregge ad ottobre. In Irpinia altri 9 contagi ad Avella per il focolaio scoppiato dopo il banchetto di nozze, contagiati 2 fratellini di 5 e 1 anno. Sentiamo Simonetta Iepparello.
Altri due bambini risultati positivi al coronavirus in Irpinia dopo il caso dei piccoli di Atripalda, contagiati con tutta la famiglia, ora spuntano altri due casi. Si tratta di due piccoli fratellini di Avella, di 12 mesi e 5 anni. È allerta in paese per il focolaio di contagi, scatenatosi ad una festa di matrimonio nel napoletano. In tutto ieri in Irpinia l'azienda sanitaria ha verificato la presenza di 9 nuovi casi solo ad Avella. Dal canto suo il primario del reparto di pediatria del San Giuseppe Moscati, Antonio Vitale, predica cautela. Per fortuna i ragazzini e gli adolescenti si stanno vaccinando e quindi si sta abbassando di più l'età di insorgenza. Chiaramente quello che dobbiamo fare è dobbiamo vaccinarci tutti. Dico ai genitori di non avere assolutamente remore, perché vaccinandosi creano un ambiente intorno al bambino quanto più sicuro è possibile. Un successo intanto il doppio open day dedicato alle donne gravide e in allattamento sotto l'egida del primario Elisiario Struzziero. Tutte quelle che sono venute erano decise e convinte, quindi vuol dire che si sono fidate e affidate al messaggio che le abbiamo lanciate alla struttura. Noi l'abbiamo voluto fare qua in maniera protetta, noi facciamo il controllo ecografico prima di somministrare il vaccino, le teniamo in osservazione per una mezz'oretta, dopodiché ripetiamo il controllo ecografico per mandarle via in tranquillità. Lo stesso chi non è in gravidanza, che è in allattamento, resta con noi una ventina di minuti, una mezz'ora, per evitare che possa avere preoccupazioni di qualsiasi sorta e andare via tranquilla. Finalmente l'abbiamo fatto, lo aspettavo con ansia veramente. Abbiamo argomento a Sapri, impazza la polemica dopo l'inaugurazione della statua della Spigolatrice. In tanti, specie sui social, la considerano un'opera sessista per le forme troppo accentuate, ma il sindaco chiarisce: l'opera non verrà rimossa. Sentiamo Notari. Si dice allibito e sconfortato Emanuele Stifano, lo scultore che ha realizzato la statua della Spigolatrice di Sapri, divenuta un caso nazionale. I detrattori infatti considerano l'opera sessista per via delle forme accentuate. Quando realizzo una scultura tendo sempre a coprire il meno possibile il corpo umano, a prescindere dal sesso, ha chiarito in un post Stifano, che nel caso della Spigolatrice, considerato che sarebbe stata posizionata a lungomare, ha approfittato della brezza marina che la veste per dare movimento alla lunga gonna e mettere così in evidenza il corpo. Un'opera difesa anche dal sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Sessista non può essere un'opera d'arte, non può essere l'oggetto che in questo caso andiamo a guardare, ma il sessismo è ben altro, è negli occhi della persona che si macchia di questo crimine anche. Le donne del PD di Palermo intanto hanno chiesto l'abbattimento della statua, considerandola diseducativa e fuorviante, ma per il primo cittadino si tratta di un'ipotesi impraticabile. L'arte non può essere censurata e l'arte non può essere abbattuta, come qualcuno ci ha chiesto. L'opera resterà nel luogo dove è stato individuato e rappresenterà la nostra vicenda storica. Nel frattempo però la polemica non si arresta. Per Laura Boldrini la statua è un'offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare, e non è possibile che le istituzioni accettino la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato. Le celebrazioni per le quattro giornate di Napoli prendono il via dalla Whirlpool di Via Argine. Presente al fianco degli operai anche il senatore Sandro Ruoto, lo sentiamo. In occasione delle celebrazioni delle quattro giornate di Napoli si è tenuto un incontro presso la sede della Whirlpool in via Argine a Napoli, un confronto voluto dai sindacati sui temi del lavoro, ed è intervenuto tra gli altri il senatore Sandro Ruotolo, che ha rimarcato l'importanza della scelta della sede di via Argine quale simbolo della lotta e della resistenza. In questa data, che è significativa perché è l'inizio delle quattro giornate di Napoli, no? Della resistenza al nazifascismo e della liberazione della città. E queste celebrazioni, iniziarle dalla Whirlpool, hanno un significato, come dire, enorme, perché oggi la nostra resistenza parte da qui, cioè dalla difesa del posto di lavoro della Whirlpool, che è una battaglia, come dire, che è importante e che noi troviamo scritta nella nostra Costituzione, quindi una battaglia di resistenza e una battaglia di liberazione anche dalla camorra, perché perdere un posto di lavoro è sempre drammatico, perderlo in una realtà come qui via Argine, quindi la periferia est di Napoli, significa far vincere la camorra.
Le programmazioni continuano nel pomeriggio al Maschio Angioino con un altro incontro dal tema Le quattro giornate, simbolo di identità e memoria di Napoli. Comparirà dinanzi al GIP del Tribunale di Benevento giovedì mattina l'ex sindaco di Sant'Agata dei Goti, Valentino, arrestato per tentata concussione. Alessandro Fallarino. Sarà interrogato nella tarda mattinata di giovedì Carmine Valentino, ex sindaco di Sant'Agata dei Goti nel Samnio, finito sabato all'alba agli arresti domiciliari e per questo dimessosi immediatamente anche dalla carica di segretario provinciale del Partito Democratico di Benevento. Valentino è finito al centro di un'inchiesta con le ipotesi di reato, di tentata concussione, turbativa d'asta, rivelazione di notizie coperte da segreto e falso, prospettate in un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Adottate in un'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino su una vicenda che risale al 2017. Il dirigente del PD comparirà dinanzi al giudice per le indagini preliminari, per l'udienza di convalida. Oltre 6.000 le pagine del fascicolo di una indagine avviata dopo le dichiarazioni rese in procura nel maggio del 2018 dalla segretaria comunale di Sant'Agata. Sarà l'occasione per l'ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza giovedì di offrire la sua versione sui fatti che gli sono stati contestati. Al centro dell'inchiesta le presunte pressioni che Carmine Valentino avrebbe esercitato sulla dirigente comunale, membro della commissione giudicatrice della procedura per l'affidamento in concessione delle attività di supporto alla gestione e alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie, nonché l'accertamento e la riscossione coattiva di Tarsu, Tares, Tari, Ici, Imu e Tasi. A Giugliano, maxi corteo contro i miasmi e l'inquinamento ambientale, anche i vescovi di Aversa e Acerra partecipano alla protesta. Sentiamo. In migliaia sono scesi in piazza in una domenica soleggiata di fine settembre. Cittadini dei diversi comuni del Giuglianese hanno manifestato contro i miasmi che da luglio rendono l'aria irrespirabile. La puzza arriva dalla zona industriale di Giugliano tutte le sere, ma non sanno il perché. Una protesta che ha coinvolto molti comuni. Quattro cortei partiti nel tardo pomeriggio da Giugliano, Parete, Qualiano e Pontericcio sono arrivati poco dopo le 18, tutti insieme nell'area del mercato ortofrutticolo di Giugliano, dopo aver letteralmente invaso la rotonda dello Shan. Vogliamo vivere, gridavano i manifestanti, e chi ha inquinato deve pagare, l'altro slogan più urlato. Confusi tra la folla anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, e quello di Giugliano, Nicola Pirozzi. Nell'altro corteo, quello che arriva da Parete, i sindaci di Casal di Principe, quello di Parete e di Lusciano, insieme al vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spiniello. Anche il vescovo di Acerra ha ribadito il suo netto no a un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, scrivendo una lettera alla regione Campania in vista della conferenza dei servizi convocata per il 30 settembre sulla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di rilascio per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti speciali. In tarda serata il corteo con pochi rappresentanti, capeggiato dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, si è diretto davanti alla fabbrica dei rifiuti in attesa di carabinieri, NOE e ARPAC. Ad Avellino è ancora polemica sull'isola pedonale al centro storico. Il comune vorrebbe riproporla anche a Natale, ma così com'è non piace a residenti e commercianti che hanno chiesto un incontro al prefetto. Vediamo. Una transenna messa davanti ad una strada per far circolare le persone a piedi. Ma l'isola pedonale, la pedonalizzazione è un'altra cosa ed è quella che io chiedo. L'isola pedonale estiva al centro storico di Avellino sta per essere messa in soffitta, ma l'idea del vice sindaco Laura Nargi di riproporla anche nel periodo natalizio non lascia tranquilli commercianti e residenti di via Nappi e stradine limitrofe. Ecco perché hanno raccolto quasi 400 firme e attraverso l'avvocato Rita Cesta e Antonio Chiummo hanno formalmente chiesto un incontro al prefetto Spena. Da maggio ad oggi non siamo mai stati coinvolti né ascoltati. Basta con decisioni calate dall'alto da parte dell'amministrazione comunale. Una ZTL così come strutturata sicuramente non aiuta, ma non aiuta nessuno, né i residenti né i commercianti. Allora, se bisogna fare un qualcosa, deve essere fatto chiamando e facendosi portavoce delle istanze delle persone. Questa è la cosa che bisognerebbe fare. Lei cosa ha chiesto al prefetto? Allora, noi abbiamo chiesto di aprire un tavolo, in realtà.
perché sia a maggio che a giugno, prima ad opera dei residenti e poi ad opera dei commercianti, sono state fatte delle istanze di incontri, perché chi vive ha capito i disservizi che una mancanza di progettazione poteva comportare. Si indaga sull'incendio di un'auto del comune di Battipaglia a fuoco la scorsa notte nel parcheggio di via Tafuri, dove la Fiat Punto di colore bianco era parcheggiata insieme ad altri mezzi sempre di proprietà comunale. I rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno confermato che si tratta di un gesto doloso. Fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto gli altri mezzi parcheggiati. Al vaglio dei militari le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza presente nell'area. I nuovi Cavalieri della Repubblica, oggi le consegne delle onorificenze da parte del prefetto di Napoli. Tra gli insigniti tanti medici e infermieri in prima linea contro il Covid. Vediamo. Onore al merito ai cittadini coraggiosi, in prima linea tra lavoro, impegno civico, solidale e sanitario. Imprenditori, medici, infermieri, esponenti delle forze dell'ordine, sono loro i nuovi cavalieri che hanno ricevuto i diplomi dal prefetto di Napoli, Marco Valentini. Sono 27 i cittadini dell'area metropolitana che si sono distinti per impegno civico e sociale. La massima onorificenza di cavaliere di Gran Croce è stata consegnata al professore Luigi Labruna, docente dell'Università Federico II. Tra i nuovi cavalieri il medico Loredana Lapia, l'infermiera Stefania Mautone, l'imprenditrice Caterina Mazzella. È con orgoglio però che voglio rappresentare tutti gli infermieri dell'azienda dei Colli ed in particolare del Cotugno, che ancora oggi a distanza di 19 mesi stanno lavorando e assistendo tutte le persone affette dal Covid. Io ne sono orgogliosa e fiera. Ognuno di noi nel proprio cuore sa che questa medaglia va a tutti i nostri colleghi che non ce l'hanno fatta. A tutti coloro, medici, infermieri, OSS, amministrativi, tutte le guardie, tutti coloro che lavorano all'interno di un ospedale, anche per strada. Siamo scesi nei periodi della zona rossa, abbiamo combattuto inizialmente con armi che non erano adeguate per la portata della battaglia. E dico, continuiamo a proteggerci, continuiamo a mettere le mascherine, vacciniamoci, non abbassiamo la guardia che pian piano veniamo fuori. Sono molto onorata di questa onorificenza, diciamo inaspettata, però che corona un po' il mio impegno trentennale a favore delle donne, ma anche a favore dello sviluppo turistico dell'isola. A Salerno polemiche per il boom di visitatori che nel fine settimana hanno invaso Piazza della Libertà. Alcuni commercianti del corso temono di perdere clienti. Vediamo. Pienone di visitatori nel fine settimana a Piazza della Libertà a Salerno e montano le polemiche tra alcuni commercianti del corso cittadino che temono di perdere in questo modo clienti. Ai microfoni di 8 Channel gli esercenti però non si dicono preoccupati. È vero, c'è grande curiosità chiaramente, quindi tutte le persone che vengono un po', diciamo, nel fine settimana da fuori, un po' di provincia, si sono rivolte tutti da quelle parti, è vero. E ci ha un po' allontanato, ha depistato un po' le persone di là, ma è anche normale perché c'è curiosità, la piazza è bella e merita. Mi sembra normale che un'inaugurazione di una piazza nuova porti un po' per la curiosità le persone ad andarla a vedere quantomeno, ma penso che chi debba fare acquisti per il momento sia ancora obbligato, tra virgolette, in senso positivo, a venire al centro. Non trovo che la gente stia andando di là e poi svuotare il corso, ecco. Cioè, penso che la gente stia andando lì per guardare una novità bella di Salerno, voglio dire. Il corso ci sarà sempre perché i negozi sono qui, è bello girare per il corso. È un evento che la città cresce, quindi non ci possiamo fare niente, dobbiamo solo sperare che essere bravi a far arrivare qua i nostri clienti. E anche i cittadini non credono che Piazza della Libertà danneggi il commercio sul corso. Secondo me no. Perché insomma il corso è sempre abbastanza movimentato, ci sono abbastanza persone. I commercianti adesso si lamentano di che? Perché non fanno gli incassi come prima. E ci vuole un poco di pazienza anche da parte loro. A Benevento ottimi numeri per le visite al complesso di Sant'Agostino, sede dell'Università degli Studi del Sannio, aperto al pubblico in occasione delle giornate europee del patrimonio. Vediamo. Oltre 120 visitatori al complesso di Sant'Agostino a Benevento, aperto al pubblico in occasione delle giornate europee del patrimonio. L'ex convento, oggi sede dell'Ateneo Sannite, spesso location di importanti eventi rivolti al mondo universitario, ha aperto ieri le porte alla città ed il rettore dell'Ateneo Sannita, Gerardo Canfora, assicura. L'intervento che abbiamo fatto sul complesso di Sant'Agostino è un intervento importante che mette insieme il rispetto per quello che è l'eredità che ci viene dal passato con il guardare
guardare al futuro, perché in un contesto di grande bellezza noi abbiamo costruito aule e laboratori che guardano veramente al futuro e allo sviluppo delle competenze dei nostri ragazzi. Di cui l'impegno a rendere sempre più fruibile il patrimonio storico del capoluogo sannita, che ospita le sedi dell'università, che si candida a diventare un vero e proprio campus urbano. Noi stiamo lavorando sui nostri palazzi storici nel centro storico. È un nostro impegno preciso quello di dare una identità di campus urbano sempre più visibile alla nostra università e rendere pienamente fruibili questi spazi all'intera cittadinanza per attività varie. Ieri c'è stata un'attività di scoperta di quello che ci viene dal passato, ma ci tengo a dire che i nostri spazi sono a disposizione per attività anche diverse di natura culturale, di confronto, di crescita degli studenti e della cittadinanza tutta. La ripartenza del commercio nelle aree interne. Andiamo a Grotta Minarda, dove è stato inaugurato un nuovo punto vendita di Guarino Gioielli. Gianni Vigoroso. Si accende una nuova luce nel cuore di Grotta Minarda lungo Corso Vittorio Veneto. Porte aperte al punto vendita di Guarino Gioielli. 30 anni di storia, esperienza, soddisfazioni personali, apprezzamenti nella Valle del Calore al Passo di Mirabella ed ora una doppia sfida affascinante in terra ufitana nel segno della ripartenza. Noi ci stiamo investendo e credendo sempre di più della nostra attività, sempre con più professionalità e dando il massimo di noi. Per come è strutturata, dato che unisce il corso principale alla piazza principale di Grotta Minarda, dà questa impressione come se fosse una galleria. E abbiamo deciso di strutturarla in questo modo proprio per esporre tutti i prodotti che noi proponiamo e dato che abbiamo anche inserito nuove aziende sia di gioielleria, di orologeria, per offrire sempre tutti i nostri servizi e prodotti al meglio. Facciamo il nostro lavoro con tanto amore e passione e per noi questa è una grande soddisfazione. In anteprima le nuove vetrine di Gioielli e Orologi, un locale ampio, moderno, raffinato, curato nei minimi dettagli che il sindaco di Grotta Minarda, Angelo Cobbino, ha definito una galleria di bellezza. È proprio una galleria di bellezza per come si presenta e per tutto il resto. Veramente è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione perché queste attività così ben fatte sono fondamentali. Abbiamo bisogno di questi segnali di ripresa e in questa ripartenza anche un po' difficile. Sono tutti piccoli segni che illuminano una grande speranza. Parte il laboratorio Sotterranei d'Eccellenza al Liceo Tasso di Salerno, un progetto che unisce arte e tecnologia. Sara Botte. Un laboratorio finalizzato alla promozione e comprensione dell'arte attraverso la tecnologia. Si tratta del progetto Sotterranei di Eccellenza che coinvolge il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e MEDARC, Accademia Mediterranea di Architettura, promosso da Fondazione Saccone e dal Comune di Montecorvino Pugliano. Diamo inizio a Laboratori Sotterranei d'Eccellenza, quindi la terza parte del progetto Ricreare Socialità, che fino ad oggi ha visto impegnati quasi 300 giovani del territorio. Quindi accompagneremo in sostanza i ragazzi allo studio dei reperti archeologici del museo, ma soprattutto lo faremo con l'ausilio di mezzi digitali, cioè accompagneremo i ragazzi ad utilizzare stampanti 3D, quindi per la riproduzione dei manufatti, e crearne praticamente un laboratorio, un'esposizione digitale. L'iniziativa nata nell'ambito del progetto Educare, Ricreare Socialità permette anche agli studenti di ritornare finalmente alla normalità. Questo progetto consente ai nostri studenti di cominciare ad interfacciarsi con quelle tecnologie fino alla possibilità di realizzare un vero e proprio museo virtuale nei sotterranei della scuola. In un momento particolare, quale quello che stiamo vivendo, io con gioia accolgo nella sede principale i ragazzi del liceo scientifico di Pontecagnano e ricreare socialità è questo, significa ritornare ad una normalità che sia quanto più condivisa. Abbiamo finito con il TG, grazie in regia ad Enrico Coppola, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci.